Bondi, ciao a tutti, ciao Nicolas. Tanto mi voglio chiamare Nico, Nicola, mi sono usato a sentire tutti loro, perché la mia famiglia mi ha chiamato sempre così. E, ho 17 anni, mi sono qua adesso all'Università di Harvard, mi sono qua per un programma di pre-collegio per 2 settimane. Allora, sono qua a studiare il corso del governo, del politico, come politici, mi come la che sperimenti adesso, mentre quel che vuoi studiare, no? Quindi che io sono 18, io ando là andare fuori all'università per 4 anni, la che vedo adesso, quel che mi interessa, no? Per non essere dal lato dopo di che, oh, che non mi piace, che vuoi andare a cercare, se non mi interessa, no? La che busca adesso, la che mi interessa adesso, mentre quel che vuoi studiare. Mi sono nato negli Stati Uniti, mi sono nato nel stato di California perché adesso sono nel stato di Massachusetts. In California sono nato a Los Angeles, là dove vive me e la mia famiglia. Mi vivo con mio papà, mio fratello, mio due nonni, mia yeia, mio due primi e la morosa della mia yeia. L'ho dimenticato al parole, ma già mi ho pensato. Parliamo un po' della mia famiglia. Adesso vuoi parlare della lingua, bene, da quella che parla adesso. Questa lingua è una lingua che parla a Cipillo, in Messico. E la storia di questa lingua è stata che nel 1882 un gruppo di veneti italiani è iniziato a Messico. Così è scampato quasi fra Italia e Messico perché è stato molto difficile. In Veneto, in Tempra, chi ha fatto che scampea, ma all'estate ha una grande ragione, o molto ragione, l'estate che al piave aveva massa d'acqua, no? Aveva massa d'acqua, allora gli ha distrutto i campi, gli ha distrutto le case, e non gli ha onde da vivere, allora gli ha iniziato a Cipillo, in Messico. Io vivo là e fino al video un po' io apprezzo e conservo questa lingua che è la che parlo adesso a Wattri. I tempi che non sono nata mai a Messico, ma i denti, la famiglia, io sempre conservo questa lingua, io sempre conservo le tradizioni, le culture, le nate raro e perché dopo 100 anni ancora la gente parla, ancora la gente pratica e allenarti che fino al video un po' la mi fa wow, la mi fa. Posso può dire che noi stiamo qua tanto a parlare, ma tanto forte che può dire a lei che a Cipillo delle 4.000-5.000 abitanti che vive là, chi parla, e là ancora mantiene tante tradizioni come la blusa della bufana, ancora fa il capo del rano, ma anche gli adottano altre tradizioni messicane come le posade, un'altra arte, no? Puoi vedere anche in documentari a YouTube, puoi mettere Cipillo e tu vedi là tutta la storia, tutto quel che è sentire a Cipillo. Così almeno quasi niente da parlare di Pino. mi sono a Harvard, io mi manca 3D, di 3D andai in giro a California. E tutto, credo. Grazie a sentirmi a tutti e grazie a WiFi per darmi questa opportunità. Have a buen día a todos. Gracias.